Le fasce mobili, sembra quasi le sabbie mobili. Questa mattina leggevo sulla Gazzetta dello Sport nell'articolo sull'Inter di Simone Inzaghi, che oggi gioca la prima amichevole contro Lugano, e parlava delle fasce mobili. Ora, io auguro a Simone Inzaghi di non rimanere incastrato, diciamo, all'interno di queste etichette giornalistiche che, insomma, hanno già distrutto intere carriere. E le fasce mobili, cosa vuol dire quella fascia mobile per definizione? Mi viene in mente sempre Lorenzo Canà, no? con le fasce laterali, i cinque che attaccano diventano i cinque che difendono e viceversa. Vabbè, insomma, questo è quanto. Vorrei fare un appello agli edicolanti della provincia di Udine e cercare di essere un pochino più, come dire, un po' più attenti alle esigenze del cliente, perché ho girato questa mattina già 6 edicole per trovare un libro che sto cercando e che esce oggi. Ebbene, non sono riuscito a trovarlo perché non ho ancora tirato fuori le cose dalle scatole, perché non so che cosa c'è. Ecco, poi dopo è chiaro che, come dire, mi dispiace non poter aiutare il negoziante, cosa che io cerco di fare il più possibile, però poi dopo è chiaro che vai a comprare online perché sul sito è già disponibile, e quindi, come dire, ci vorrebbe un pochino più di attenzione verso i clienti, anche perché non mi sembra così, a sensazione non mi sembra che le edicole in questa fase storica siano particolarmente piene di lavoro, ecco, piene di attività e di gente che compra quotidiani, non mi sembra, per cui, insomma, no, un po' più di attenzione, ecco. Vabbè, comunque, in ogni caso, vi auguro un buon sabato, questo sabato di partita, in un certo senso. Oggi giochiamo con la Pro Sesto, naturalmente è un'amichevole, la prima amichevole, quella della sgambata. Adesso non so che condizioni meteo ci saranno a Milanello, qui oggi è una bella giornata autunnale, non è male, e parliamo un po' della situazione di mercato, ma diciamo in linea di principio, perché sono veramente affascinato da questa sessione estiva, perché trovo che il mercato del Milan fino a questo momento sia stato estremamente interessante dal punto di vista delle convinzioni, della pianificazione e della poi messa in pratica di queste idee. Mi sembra che la dirigenza abbia davvero le idee chiare su cosa fare, mi sembra che la dirigenza abbia anche degli obiettivi ben chiari, molti dei quali non sono stati svelati perché sappiamo la loro modalità di operazione, però ecco, quelli che abbiamo visto, quelli che arriveranno, perché è arrivato Giroud ieri, poi arriverà Balotelli, poi arriverà Brahim Diaz di nuovo oggi, insomma, mi sembra che la costruzione del Milan della prossima stagione proceda in maniera piuttosto lineare, nel senso che fino adesso l'impressione è questa: obiettivo, diciamo, identificato, tentativo, conclusione dell'operazione. Non mi sembra che ci siano tanti giri, mi sembra che ci sia quella decisione mostrata anche per quel che riguarda le trattative. Poi ognuno ha la sua idea sul fatto che si potesse fare di più, di meno, eccetera, ma quello ormai è passato. Però ecco, mi pare che la direzione sia quella della costruzione di un Milan che possa essere completo in tutti i reparti in base a quella che sarà l'idea del mister, e che possa poi anche far fronte agli impegni, perché comunque ho la sicurezza che il signor Paolo Maldini non abbia nessuna intenzione di andare in giro per l'Europa a fare brutte figure, per cui anche in vista dell'impegno Champions, ecco, mi sembra che possiamo essere fiduciosi. Poi è chiaro che sarà il campo a dare il responso, però quello che sappiamo e quello che abbiamo imparato nel corso del campionato europeo meraviglioso che si è appena concluso è che non serve avere 11 fenomeni per vincere magari una Coppa Europa, serve avere una squadra. Abbiamo visto ad esempio nazionali come la Francia, piene di campioni o presunti tali, piene di talento, eccetera, e poi alla fine no. Quindi è chiaro che un torneo su 38 partite è un'altra cosa, però quello che conta è la valutazione del giocatore in base alle scelte, in base alle necessità, e poi anche la valutazione naturalmente della persona. E io credo che certe
come dire, certe prese di posizione della dirigenza nei confronti di alcuni giocatori che sono avvenute o che potranno avvenire non sono del tutto slegate anche, non sono del tutto slegate dalla valutazione sulla persona, sul suo coinvolgimento, quindi sulla sua partecipazione all'avventura, piuttosto che invece magari su una valutazione di un giocatore che vede il Milan come una cosa di passaggio e quindi diciamo che magari seppur da un punto di vista tecnico, da un punto di vista calcistico poteva dare qualcosa, però il fatto che non fosse pienamente dentro alla maglia rossonera può aver spinto verso una certa direzione. In questo senso il fatto che ci sono giocatori che vogliono venire al Milan come Brian Diaz, l'operazione Brian Diaz è stata criticata perché diciamo qualcuno l'ha intesa come una specie di academy del Real Madrid dove noi rivalutiamo, facciamo crescere dei giocatori in nome e in conto del Real Madrid, cosa che secondo me non è vera perché ci siamo già spiegati su quale sia l'opportunità di fare questo tipo di operazioni, quindi su quale sia l'opportunità di prendere dei giocatori che sono in esubero, che sono troppo giovani per giocare in altre squadre o ritenuti troppo giovani, perché attenzione, non è che anche queste grandi squadre siano del tutto infallibili, quindi non è che anche loro non possono fare degli errori di valutazione su certi giocatori, però non potendo spendere enormi somme, anche se tutto sommato fino adesso insomma mi sembra che qualcosina sia stato pagato, ecco che la soluzione di prendere dei giocatori così a mio avviso è giusta. Poi se in più a questo sommiamo il fatto che hanno la volontà di venire al Milan e il fatto della numero 10, ho letto dei commenti in giro per il web relativi alla assegnazione, che però resta ancora teorica, anzi ipotetica, e lo scopriremo penso oggi o domani, insomma quando Brian Diaz tornerà, della maglia numero 10 al giocatore spagnolo. Ora questo chiaramente può far pensare che magari non arriverà qualche altro giocatore in quella zona di campo, non lo so naturalmente, però non farei molto affidamento ormai sul numero di maglia più di tanto, perché da quando insomma sono state liberalizzate le assegnazioni dei numeri di maglia non è che abbia poi un grandissimo valore, ha un valore simbolico per noi che siamo amanti di un certo tipo di calcio, ma per altri credo che questo non pregiudichi l'assegnazione della maglia numero 10 a Brian Diaz, non pregiudichi l'arrivo di un altro giocatore di qualità in quella zona, ma può essere anche che non escluda del tutto il pensiero che Brian Diaz possa essere il titolare del Milan nella prossima stagione. Credo che la questione del trequartista sia una questione delicata, perché va comprato o preso comunque un giocatore che risponda a certe caratteristiche per fare il tipo di gioco che si faceva con Çalhanoğlu, c'è bisogno di un giocatore che faccia quel tipo di lavoro, trovarlo non è semplice perché magari diciamo o le nuove leve, quelli più giovani, sono orientati ad essere giocatori offensivi e quindi magari meno predisposti al lavoro di copertura, oppure per caratteristiche fisiche, perché Brian Diaz è un giocatore che intanto ha diciamo la propensione a prendere il pallone e creare superiorità numerica, è un giocatore meno predisposto anche fisicamente perché paga dazio rispetto ai centimetri magari di un difensore o di un mediano, e quindi dobbiamo riconfigurare il Milan sulla base del tipo di eventuale trequartista che potrà arrivare. Io sinceramente non sono proprio convinto al 100%, a differenza di tutti gli amici cari della compagnia della Live che saluto, che arriverà un altro trequartista, non ne sono sicuro al 100%, però ripeto, voglio vedere quale sarà la configurazione del Milan della prossima stagione, quindi come giocheremo, magari chissà anche oggi, forse un minimo di idea, ma non credo oggi. È proprio una sgambata. Comunque vediamo che cosa succede. Resta il fatto che se la società non riuscisse ad arrivare a determinati obiettivi per la zona tre quarti e optasse per un Brian Diaz titolare, insomma io credo che questo ragazzo abbia margini di crescita, mi sembra un ragazzo serio, mi sembra un ragazzo
che ha voglia di fare, mi sembra un ragazzo che, anzi non mi sembra, questo ne sono sicuro, è un ragazzo che arriva comunque da una stagione già in Serie A, quindi ha già calcato i campi della Serie A, ha già provato il nostro calcio, l'ho visto crescere progressivamente dal punto di vista di prestazioni, anche da un punto di vista suo di fiducia, no? Di quello che si sentiva che arrivava dalla panchina, dallo staff. Quindi ecco, dico, perché no? Cioè, ripeto, aspettiamo la fine del mercato per giudicare, ma soprattutto prendiamo l'insegnamento della nostra nazionale, facciamo una considerazione. È vero, prima di tutto servono giocatori che sappiano giocare a calcio, questo è fondamentale, perché qualsiasi tattica del mondo, diciamo anche la più raffinata, può sopperire in certi momenti e per un periodo alla mancanza di qualità, ma poi alla fine vince chi ce l'ha. Quindi serve assolutamente qualità, servono giocatori in grado di saper parlare al pallone, no? in modo romantico. Però serve anche un gruppo, servono giocatori che amalgamati insieme formino una squadra, serve tutto questo per arrivare al risultato. Quindi prima di sentenziare, secondo me, prima di sentenziare che non abbiamo preso questo, non abbiamo preso quello, ci manca questo, ci manca quello, vediamo la fine del mercato, vediamo che squadra hanno assemblato, che squadra hanno assemblato gli altri, e poi dopo giudichiamo e vediamo se effettivamente l'idea e le idee della nostra dirigenza, che appaiono così chiare, sono giuste per costruire una squadra competitiva che abbia tutte le caratteristiche che servono per l'idea del gioco del mister. Quindi io sono assolutamente tranquillo, anzi sono piuttosto, oltre che tranquillo, anche fiducioso e affascinato da questa campagna acquisti. Vediamo che cosa succede, vediamo, perché mi sembra, insomma, che passo dopo passo, stagione dopo stagione, so che questa cosa è un po' triste da un certo punto di vista, però è così, bisogna fare sempre i conti con la realtà, non si può volare, perché per quanto il calcio sia passione e sogno, in questo momento abbiamo imparato la durezza del vivere e dobbiamo applicare questa nostra nuova conoscenza anche al mondo del calcio. Poi quando ricominceranno le partite ricominceremo con la passione e col sogno, però mi sembra, dicevo, che questa dirigenza stia prendendo sempre più dimestichezza col fare con quello che si ha, cioè con l'essere abili nel costruire la squadra con operazioni di un certo tipo e anche riuscendo, nei limiti delle possibilità, nei limiti delle capacità del giocatore, però riuscendo a impostare delle trattative e mettere dei paletti che sono quelli che loro ritengono adeguati. Poi dopo è chiaro che parla sempre il campo, però comunque l'anno scorso il risultato l'abbiamo ottenuto, quindi per ora hanno ragione loro. Vedremo nei prossimi mesi che cosa accadrà, però fiducia, secondo me, se la meritano, perché fino adesso siamo a più di un mese e mezzo praticamente alla chiusura del mercato, direi che abbiamo cominciato a fare delle cose come si deve. Vi auguro un buon sabato.